Caterina e Antonella sono due rappresentanti di quel comitato civico che è nato a Corleone, Voglio Nascere a Corleone. Un comitato che diciamo, si propone di rimettere in piedi l'ospedale. Cosa volete? Cosa chiedete? Allora, intanto Voglio Nascere a Corleone è provocatorio perché noi ci vorremmo occupare di tutte le problematiche dell'ospedale. E del nostro ospedale, che fino a qualche anno fa era un fiore all'occhiello e poi per vari problemi è andato a decadere sempre di più per mancanza di interesse da parte della politica e per mancanza di medici. E noi chiediamo tante cose. Voglio nascere a Corleone intanto perché mancano pediatri, quindi non si può nascere a Corleone. Vogliamo anche correggere una cosa che lei ha detto durante una diretta, perché a Corleone non si può nascere, non è che si nasce e i bambini vengono trasferiti, non si può nascere proprio a meno che non sia un parto d'urgenza, perché il pediatra manca, quindi proprio per il protocollo mancando pediatri non si può proprio partorire a Corleone. Questa ovviamente, essendo un paese nell'entroterra collegato male con qualsiasi altra realtà, è un grosso problema. Però non è solo questo, perché mancano anche medici cardiologi, mancano ginecologi, mancano psichiatri, mancano radiologi, mancano tante cose. Quindi quello che abbiamo chiesto, intanto il nostro è un comitato che è nato proprio spontaneamente, nel vero senso della parola, e ci siamo guardati in faccia un po' di donne del territorio e abbiamo capito che bisogna fare qualcosa. La politica locale ovviamente conosce questi problemi, però non capiamo bene il perché, abbiamo dovuto pungolarlo un po' con noi. Devo dire che il sindaco Nicolosi, che è stato il primo che abbiamo contattato, intanto ci siamo riuniti, abbiamo fatto una raccolta firme e hanno aderito al comitato di già in poco tempo circa 3.000 persone. Quindi questo per noi è una cosa bellissima, perché significa che è molto sentito questo tema della sanità, e anche perché proprio siamo molto molto lontani da altre realtà. La più vicina è Partinico, ma come lei sa siamo collegati veramente male con Partinico, e poi c'è anche Partinico ha gli stessi problemi, quindi nemmeno a Partinico si nasce. Infatti, quindi non il problema dei pediatri è molto sentito, ma noi abbiamo anche cercato di proporre delle soluzioni. Intanto le stavo dicendo, abbiamo contattato il sindaco di Corleone, che devo dire immediatamente ha fatto una riunione proprio nel giro di pochi giorni, invitando i sindaci del distretto, invitando le forze sindacali dell'ospedale, imitando la dottoressa Faroni, che non è venuta, e invece tutte le altre forze sono venute, e si è deciso tutti insieme, ripeto, con grande interesse anche da parte del nostro sindaco, voglio elogiarlo in questo caso, cosa che generalmente non faccio, però devo dire che questa volta è stato molto molto veloce nel cercare di risolvere questo problema, che le ripeto è un problema annoso. Da a Corleone non si nasce da un anno e mezzo circa, quindi la politica locale, anche i sindaci che sono venuti in riunione, in realtà le loro colpe ce le hanno pure, e anche i sindacati dell'ospedale in realtà non hanno fatto molto. Però adesso devo dire che, spinti dalle nostre tante firme, dalle nostre abbiamo portati in assemblea, abbiamo fatto vedere quanta gente ha firmato con nome, cognome, codice fiscale, cioè sono firme reali, si sono resi conto che qualcosa va fatta. Il sindaco ha immediatamente chiesto all'ASP di Palermo, alla dottoressa Faraoni, di una riunione dove sarà presente anche il dottore Laccoto, la dottoressa Volo, che è l'assessore, non voglio fare commenti, comunque l'assessore alla sanità, e il direttore all'assessorato dottor Iacolino, e abbiamo chiesto anche l'intervento del presidente della regione onorevole Schifani. Le dicevo, i punti sono tanti, oltretutto noi, la nostra
il nostro ospedale ha una deroga ministeriale per quanto riguarda il reparto maternità, proprio per le condizioni disagiate del territorio. Quindi non dovrebbe chiudere, cioè, o non dovrebbe andare, perché in realtà noi questo reparto c'è, ci sono alcuni medici, ci sono gli ostetriche, ce ne mancano, ma in realtà il reparto è in piedi, solo che non essendoci pediatri non si può nascere. E quindi è anche uno spreco di energia tenere un ospedale se poi non può fare quello che deve, non può garantire una salute a tutti quanti. E stessa cosa per il reparto di cardiologia, che c'è solo un medico che fa poche ore, oltretutto è un medico, un bravissimo medico che conosciamo tutti, Gettone, tra l'altro. Ma che è andato in pensione, quindi viene solo per 18 ore. E non può garantire, insomma, non viene il sabato e la domenica, quindi se c'è un infarto il sabato e la domenica non può garantire il servizio, né H24 e manco H12 in realtà. E quindi per tutto questo ci siamo uniti nel comitato e devo dire che speriamo di farci ascoltare quantomeno da chi di dovere. Noi siamo pronti a seguirvi, a caldeggiarvi, e quindi avete anche la disponibilità della nostra redazione. Ma un'ultima domanda: sappiamo, tra le altre cose, che eventualmente siete anche disposti ad estremi rimedi. Sì, devo dire che prima, intanto stiamo aspettando, intanto devo dire non ci aspettavamo che i sindaci di zona fossero così felici di accogliere le nostre richieste. Ovviamente loro nello specifico non possono fare grandi cose, ma sicuramente avrebbero potuto già prima e possono adesso interagire con la politica regionale e nazionale, cosa che magari noi come comitato non possiamo fare, non riusciamo a fare. E poi c'è un'altra cosa, ci siamo resi conto, ovviamente siamo aggiornati ma fino a un certo punto, perché non abbiamo gli strumenti per essere super aggiornati, però ci siamo resi conto che a Lampedusa, per esempio, che ovviamente aveva pure problemi con i pediatri sono arrivati, ed è giusto che sia così. A Termini Imerese, che neanche aveva tutti questi problemi, i pediatri sono arrivati. All'ingrassia pediatri ce ne sono tantissimi. Questo non significa voler fare guerra a questi posti, cioè a questi ospedali, però come si garantisce la salute a Lampedusa, a Termini Imerese, all'ingrassia, peraltro a Palermo se non partorisce all'ingrassia puoi partorire al Civico, puoi partorire in 1000 posti, da noi se non partorisce all'ospedale di Cordone non puoi partorire, cioè ti devi mettere in macchina con tutti i rischi e pericoli, con la strada che abbiamo, ad arrivare a Palermo. Quindi queste cose devono venire fuori, cioè non è chiedere la luna e non è chiedere cose impossibili, perché come sono arrivati i pediatri in altre zone, possono arrivare anche a Cordone. Alla fine Cordone dista un'ora e mezza, e non, quindi insomma, se si sono trovati gli incentivi per far arrivare i pediatri a Lampedusa, che non devono fare un'ora e mezza ma devono prendere l'aereo, si sono trovati i pediatri per Termini Imerese, non vedo perché non si possano trovare per Cordone. E questo insomma è il punto del discorso. Stessa cosa per cardiologi, stessa cosa per radiologi, stessa cosa per altre figure. E non abbiamo uno psichiatra, abbiamo il reparto, e poi abbiamo un ospedale, diciamo che su cui si sono spesi tantissimi soldi, perché c'è stato si è ingrandito, ci sono reparti che non possono lavorare perché proprio non ci sono i medici, quindi diciamo parti, zone dell'ospedale, parti dell'ospedale che sono pronte. E poi abbiamo un finanziamento di, non ho capito bene se 14 milioni di euro o 11 milioni di euro, ma comunque sono tanti soldi per un ampliamento, per un ulteriore ampliamento lasciato un attimino dalla politica, anche questo in stand by, e a settembre scade, cioè già finanziato, per quello che sappiamo. Quindi queste cose vanno seguite un poco dalla politica, cioè noi ce la metteremo tutta per fare diventare invece che 3.000 firme 6.000 firme, però quindi il territorio, le donne del territorio in principio, ma ora non voglio manco dire che solo noi donne del territorio, ma tutto il territorio vuole che l'ospedale
non muoia o comunque che non rimanga depotenziato come in questo momento invece è. L'ospedale va potenziato, l'ala nuova va fatta e che non rimanga comunque vuota e non rimanga come le solite cose che si fanno solo per spendere i soldi e poi non vengono offerte dalla popolazione. E quindi sono tanti i punti che vogliamo portare a buon fine, cioè i sindaci hanno risposto bene, speriamo che adesso si muovano bene, speriamo che adesso anche il sindaco di Corleone possa fare qualcosa. Le ripeto, avrebbe potuto anche interagire prima con la politica regionale, però che lo faccia adesso a noi va bene lo stesso. L'importante è che qualcosa si muova, l'importante è che la dottoressa Faraoni, tutti quanti insomma capiscano che l'ospedale di Corleone non deve rimanere così. Ecco.